No, intanto vi spiego chi è Domiziano perché magari non tutti lo sanno. Intanto lui lo trovate tutti i giovedì, adesso beh, c'è un periodo di vacanze, vediamo insomma, perché anch'io mi vorrei riposare. Io non faccio la vita di Domiziano che fa Che solo lo quello fa? che gli piace, di lavoro fa solo quello che gli piace, si riposa un sacco, è sempre nudo, prende il sole sulle chiappe. A parte gli scherzi, Domiziano Cristoforo è un regista, attore, performer. Soprattutto io l'ho conosciuto nell'ambito del cinema indipendente. Fa film horror estremi, ma anche non estremi, no? Perché ci Esatto. sono dei film che sono tipo Nightmare Symphony. Non mi sembra estremo, No. no? Un horror normale. Tra l'altro, è il mio preferito. Traffic Woman, Two Left Arms, Museum of Wonders, Molto appassionato sono tantissimi. di cinema horror, ma anche di arte in tutti i sensi. E niente, viene qua in live tutti i giovedì per fare chiacchiere sul cinema, ma anche su altre cose, anche dissiamo gente. Senti, ma io adesso sto qua su questo Twitch. link di Twitch, ma non vedo nessuna chat. Come no? Dove si vede questa chat? Sei sulla sinistra, sulla Ah, ok, destra. espandi. Ok, Ok. era nascosta. Perfetto. Ok, che sarebbe praticamente. No, ah, niente, la devo tenere aperta così. Perfetto. Benvenuto nella chat room. Faccio una prova a scrivere, no, non posso No, scrivere un non puoi cazzo. scrivere di avere un account. Io ho cercato di convincerti a farti un account, ma tu. No, però non vedo niente, quindi non c'è scritto nulla. Vabbè, Forse deve caricare, non lo so. me le dici tu le cose, Vabbè, tanto te io le sono dico io, pazzo. tanto hai ragione sul fatto che non scrivono, sono in religioso silenzio. Chi Comunque, c'è oggi? Intanto e ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. di quelli che conosci, Vittorio, che è sempre presente, oggi è purtroppo in vacanza. Ah, Lui bravo poi Vittorio. non è smartphone, capito? Che segue, cioè lui se è via dal computer ha il telefono tipo Nokia 3310. Tu sei a favore di questa vita controllo abuso della nostra privacy, perché lui chiaramente non ha lo smartphone per collegarsi, non ha i social. Fa Va bene. bene, vero? Io dico che fa bene, che dovremmo adeguarci anche noi, ma forse un giorno Ma io, capiterà. guarda, io ci ho provato a togliermi tempo fa da Facebook, però purtroppo c'è gente che lo usa per lavoro, cioè che lo usa come mezzo di lavoro e quindi mi tocca tenerlo Se ti togli perché. sparisci praticamente, no? Diventa anche un po' un problema contattarti. Ma in realtà, sai, c'è il sito, ci stanno Ma non le mail, ci sono. Ma le stanno. persone smettono di essere capaci di fare le cose, Sì, vero? esatto. Quindi praticamente io mi sono tolto da Facebook, cioè ho perso lavoro perché la gente non sapeva come trovarti, anche gente che ha magari il numero di telefono. Io ho gente che ha il mio numero di telefono e mi scrive le cose su Facebook anche per lavoro, non è che mi. È più pratico, ma tu entri su Facebook, mandi il messaggio, me lo mandi a Certo. me direttamente, si fa anche prima, insomma, invece, quindi no, tocca tenerlo. Intanto auguri, tu sei cattolico, credente, A festeggi il voglia, come no? Natale. No, Però sono qui con lo spirito natalizio. intanto ti chiedo due cose. Sì. Intanto ti faccio una domanda, poi dopo ci pensi. Se hai delle cose che vuoi dire, dei sassolini da toglierti, sappi che Natale. questa è una specie di terapia psicologica, ma di pubblica, di gruppo mondiale, diciamo. Chiunque può vederla. Ma vediamo, c'ho degli argomenti oggi, diciamo. Ho Hai degli dei film argomenti, da, visto che fantastico. siamo a Natale, ho dei film da consigliare per Ah, Natale che questo magari conoscono tutti. mi fa molto piacere. Ma io volevo chiederti, prima che passiamo a questo, che Sì. rapporto hai con il Natale? Proprio la domanda che ti farebbero su Canale 5 a Domenica In. Ma io me lo passo qua da solo praticamente. Vabbè, Nevica da regalo. te, vero? Ovviamente. Come? Nevica da te. Sì, vedi, c'è la Ma neve, sai che no, ci verranno saranno due amici 25 stasera, che gradi? tra l'altro sono due persone con cui lavoro a teatro. Basta, cioè, un giorno diciamo, festeggiano tutti, festeggio pure io, però non è che mi interessa più di tanto. E sai che anche a Milano c'è il sole e ci sono tipo 20 gradi? Sì, Non sto scherzando. vabbè,
non è male, quindi siamo... Però non è tanto normale, io ho paura. Riscaldamento globale. Esatto. Comunque... troppo vestito per la differenza. Vabbè, ma comunque i tuoi Natali da piccolo, sì, perché io sono curioso, erano Natali normali oppure... Sì, erano, cioè, avevi Natali regali? Erano Natali normali, sì. Facevi la letterina? Mi dici, sì, perché io sì, ti conosco solo per sbudellamenti. Io voglio sapere, ho chiesto il trenino, ho chiesto a Babbo Natale, non ricordo così... Ricordo che ho mangiato ieri, ma mi vado a ricordare. Non ci credo. Le letterine credo di sì, perché mi ricordo, cioè, se non le facevo io autonomamente, credo che a scuola la maestra ti faceva fare la letterina. Ah, okay. Quindi di questo c'ho un certo ricordo. Però ecco, mo che mi ricordo no. Vabbè, quando hai smesso di credere a Babbo Natale? Bah. Non lo so, non ho idea. Secondo me, guarda, sono andato. Non ti piace parlare di questi aspetti dell'infanzia? No, non mi ricordo, cioè, veramente. Cioè, che ti posso dire? Che potrebbe essere, credo, a 10 anni, 12, non lo so, quando uno smette di 8, boh, non è che c'è. Non so nemmeno se ho mai creduto a Babbo Natale, boh, perché non so, credo che mia madre, alla fine, mia madre, per esempio, è sempre stata una molto. Molto pratica, nel senso che mi ha sempre dato stimolo. Io, per esempio, nonostante l'aspetto, non fumo, non bevo, non mi drogo, eccetera, eccetera. Ma mai nella vita l'hai fatto? Oppure hai provato? No, mai. Non ti... Mai, no. Ah, okay. Non si direbbe. Infatti, per quello. Ho lavorato anche come barman, pensa, e non bevo, insomma, quindi figurati. E questo credo perché, per esempio, mia madre, io quando ero piccolo, chiedevo, che ne so, sai, vedi i grandi che fumano, posso fumare pure io? In genere dicono, no, questa è roba da grandi. Certo, bicchiere di vino. Lei me la dava la sigaretta, io chiaramente facevo un tiro, mi strozzavo e... Il trauma. E dicevo, sì, sta roba non... cioè, perché fanno sta roba, non mi piace. E questo pensiero, per esempio, mi ha sempre accompagnato quando, per esempio, nelle... elementari, c'erano i bulletti che facevano, che già iniziavano a fumare, no? E tu pensavi che schifo che fumano quella roba. Sì, infatti, certo. Pensa che scemi, pensavo. È uguale, per esempio, con l'alcol. Devo provare, cioè, con Giona, devo provare. Sì, ma sai che non è che mi faceva fumare, chiaramente, mi dava no, la prova, fai tossisci. Sì, e idem con l'alcol, capito? Posso bere pure io. Cioè, sai, da piccolo tu hai anche altri gusti, quindi magari... abbini poi quello che può essere il vino o un punch, per dirti, no, a questa roba super amara come una medicina, automaticamente te la... Sì, la respingi. Io sì, già quindi anche per il Natale, insomma, alla fine mia madre ha sempre palesato che era lei a fare i regali o le cose, capito? Sì, per toglierti da sto impiccio del Natale. Ma io sono qui con spirito natalizio. Wow, che bello! È uno dei tre che mi verranno a visitare stanotte. Fantastico, esatto, come SOS Fantasma. Ho una domanda dalla chat, da parte di Al Castelter. Ho letto sulla pagina Instagram di Domiziano che sta lavorando al suo ultimo film indipendente. Ha voglia di parlarne un po'? Sì. Ma sì, dai, a Domiziano piace parlare dei suoi film, secondo me. Ma in realtà no, perché come vedi non sai neanche qual è il titolo dell'ultimo film e non sai neanche di che cosa parla, perché sono un incompetente ignorante. No, perché non l'ho detto a nessuno. Ho annunciato che sto facendo l'ultimo film, che è un anno ora che sto lavorando su questo ultimo film, e credo sarà terminato almeno le riprese a marzo dell'anno prossimo, e il montaggio chiaramente successivamente. Per ora non sto dicendo né titolo né trama per due motivi. Il motivo è uno solo, non so perché ho detto due. È che è una tematica molto abbastanza originale, quindi devo dire che credo esista solo un altro film che ha trattato questo argomento, non nello stesso modo. Quindi è una tematica abbastanza originale, devo dire, per il settore horror. E
io ho sempre annunciato con molto anticipo, perché essendo indipendente annunci sempre con molto anticipo i film, posti foto delle riprese, backstage, perché crei un po' di, giusto, sì, sì, di interesse nel corso dell'opera. Che succede? Che c'è sempre stato qualcuno, uno in particolare, ma anche più di uno, che come io annunciavo un film, dopo 2 mesi si metteva a fare la stessa identica cosa e chiaramente la faceva peggio, in fretta e male, e poi la faceva uscire chiaramente anche prima e mi ha smerdato vari progetti. Allora, siccome il tema di questo film è abbastanza particolare, originale, non voglio, ecco, che io ci sto mettendo un anno per realizzare il film e quell'altro lo farebbe in 2 mesi e lo farebbe già uscire regalato ovunque, chiaramente non voglio che mi si smerda il progetto, quindi su questa cosa non basta, voglio. Almeno per l'ultimo film. Sì, per ora non dico di che cosa parla, non dico del titolo, perché il titolo chiaramente lo farebbe intuire, posso dire che non è precisamente un horror, anche se ha elementi di body horror dentro, è girato con vari sistemi, insomma, vari... Non dire niente, io non voglio la responsabilità. No, poi no, che questo ti lo posso dire, film. Che tanto non, cioè, è un poveraccio, non c'hai i soldi per fare film. Io pure, però almeno io ci spendo poi sulle cose. Lo sto girando con Super 8 e digitale, quindi anche pellicola, perché ho trovato un laboratorio in Spagna che ancora fa questi tipi di lavori. Che figata! Sì, e quindi sa, è una mescolanza di tecniche. Ti ha servito anche a darti quella motivazione in più, visto che hai fatto già tanti film? Il fatto di usare la Super 8, la pellicola? No, ogni film io ho cercato sempre di darmi uno stimolo diverso, adottando un linguaggio filmico differente, quindi dal più classico con i carrelli, con la Steadicam... O a mano, cambiando tipo di camera, perché non mi andava di ripetermi, di mettermi in una comfort zone. Qui ho bisogno di uno stimolo maggiore, perché effettivamente come ultimo film ho perso un po' la voglia di fare i film, questo lo devo dire. Quindi anche finire questo... Che è un po' un tabù, no? Non si può dire di essere... Come? È un po' un tabù questa cosa, cioè io lo sento... Cioè, è brutto dire non ho più voglia di fare film, sembra quasi che... Invece no, in realtà cioè, fa parte, insomma, della vita. Ma sai cos'è? Che ti devo dire onestamente, a me piace esprimermi sotto tutti i punti di vista, quindi faccio teatro, faccio musica, faccio fotografia, quindi mi piace utilizzare... Non è l'unico mezzo che ho per esprimermi, è un mezzo che mi piace. Me l'hanno fatto odiare, in tutta onestà, me l'hanno fatto andare proprio di traverso, quindi... Sai, ho la fortuna che posso fare altro e quindi faccio altro. Ma nel corso del tempo oppure negli ultimi film o l'ultimo film? No, hai detto no, questo è troppo, non c'è stato qualcosa che hai detto basta. No, è un percorso un po' così, purtroppo i tempi stanno cambiando. Quando ho iniziato io a fare il cinema indipendente già stavamo in una fase un po', parliamo di più di 10 anni fa, stavamo già in una fase così, però sai, c'erano 4-5 registi all'epoca in Italia. E erano tutte persone che bene o male ma anche facevano... I recensori senza titoli erano pochi, anche i recensori senza titoli come me erano pochi, sì, quando ho iniziato. No, a parte scherzi, sì, c'erano 2-3 siti di riferimento, c'erano dei blog, c'erano dei forum, è tutto esploso tutto... comunque tutto è... Sì, adesso sono tutti critici, tutti recensori, tutti blogger, tutti attori, tutti registi, tutti distributori, cioè c'è un... ma questo non è il problema, perché a me, cioè, non è che io non vedo la strada stretta come fanno certi, dove ci puoi passare solo te. Il problema qual è? Che sta strada si è riempita non di gente però professionista o professionale che cerca di fare questo lavoro, si è riempita, diciamo, una piccola parte, magari una piccola parte, sì, no, magari sì, 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 però bravo. Si è riempita veramente di tanti improvvisati su tutto, che è uno sgomitare, perché io ti posso dire che i grandi, i professionisti non fanno la lotta fra di loro, cioè quelli che fanno la lotta fra di loro perché vogliono emergere sono i piccoli, quindi il recensore piccolo A smerda recensore piccolo, sì, sì. O addirittura quello più grande, o cerca comunque di non dargli visibilità, non dargli meriti, non sì, dargli sì, quando invece, per dirti, cioè, tra i registi, cioè i professionisti si aiutano, perché sanno che quando va avanti uno si tira appresso l'altro,
no? Sì, poi è uno scambio cosa... anche di, cioè si cresce stando vicino ad altri bravi, magari bravi a fare qualcos'altro che tu non sai fare e viceversa, no? Cioè... Ma come no, io cioè, nei miei film posso vantare veramente la collaborazione di tanti, anche emergenti, che adesso stanno facendo ottime cose per conto loro, dai documentari come Reda Elli, per esempio, o Paolo Gaudio, che ha fatto poi quel Fantasticheria bellissimo, che è andato anche su Netflix, dove tra l'altro io sono uno dei personaggi. Paolo ha praticamente fatto i primi film con me, cioè faceva già corti di animazione, eccetera. Io quando ho visto quei lavori ho detto, ma questo è un piccolo Tim Burton, cioè lo voglio subito a fare delle robe con me, e poi da lì abbiamo fatto un po'. Ma tu con la tua anche tanti giovani, cioè adesso non per incensare te, però lo vedo e lo dico, hai coinvolto tantissimi giovani alle prime armi, aiutandoli, facendogli fare il primo film, no? Cioè se non erro. Quindi questi potevano tutti farti le scarpe, tra virgolette, nel senso che potevano rivelarsi poi più bravi di te e anche metterti in ombra, per cui alcuni si sono rivelati, cioè nella loro diversità, perché bene o male è tutta gente che fa cosa, poi fortunatamente ho scelto tutte persone che hanno una loro personalità, quindi facciamo cose totalmente diverse, io non sento la rivalità. Io un Hernandez che ho presentato con Justin, che è un capolavoro dell'estremo, io faccio estremo, ma siamo talmente diversi, io non farò mai quello che fa lui non fa quello che faccio io, quindi non vedo dove sta la... Anzi, dicono tutti, è uno dei film più belli dell'anno, no? È uscito quello, è uscito anche il mio insieme, parlano più del suo, ma il suo lo presento comunque io, quindi alla fine, cioè, non è che mi si toglie niente, capito? Sarò una pippa io, però sono bravo a presentare gli altri, che ti devo dire. Bene così, cioè, però la gente, ecco, questo spirito non ce l'ha, e lo vedi anche te, cioè, nel senso, quando si parla di film, no? Cioè, c'hanno tutti, gli brucia tutti il culo, come che ci siamo permessi l'altra volta di dissare Serbian Film, è arrivato subito di Mr. Butthurt, che dice, a parte che poi, cioè, io credo di aver capito quello che intendeva dire, però se siamo in Italia e parli italiano e non lo sai neanche scrivere, io mi riferisco a quello che scrivi, quando gli italiani faranno un bel film, allora voi parlate. Gli italiani di bei film hanno fatto scuola, amore mio, da Cannibal Holocaust a Cannibal Ferox, se parliamo di Extreme, a tutti i film di Argento, Fuggi, eccetera. Gli italiani film scuola l'hanno fatto. Persino hai citato persino Argento, che abbiamo dissato. Ho citato perfino Argento, certo, perché comunque... Perché noi non guardiamo, non facciamo discriminazioni, noi dissiamo tutti. No, ma tutti. Se mi stai a dire che Serbian Film è capolavoro assoluto, io ti posso rispondere con Suspiria, e poi vediamo quale nella storia entrerà per meriti, perché fino ad oggi Serbian Film nella storia ci entra solo per dei contenuti provocatori, ma non dei meriti artistici. Cioè, facciamo una bella differenza e cerchiamo di capire quando ascoltiamo quello che cerchiamo di ascoltare, quello che uno dice. Ti faccio due domande dalla chat, che sennò poi mi sgridano che non le leggo. Una è abbastanza classica, ti chiedo di rispondere, anche se abbiamo parlato tanto di Carlo, perché hai scelto l'horror, o comunque per tanto tempo hai fatto film horror come modalità di espressione, cioè perché hai scelto questo genere? Ma diciamo che quando ero piccolo ho sempre subito questo fascino dell'horror. Diciamo, quando ero piccolo ero un bambino abbastanza tipico, calcola che non ricordo di Babbo Natale, però per esempio mi ricordo che quando ero molto molto piccolo, vabbè, allora partiamo che io il mio primo cortometraggio l'ho fatto a 12 anni ed era tematica horror, girato con la stessa Super 8, che è un po' quel momento di emulazione, no? Cioè, tu vedi il film horror e dici, lo voglio fare anch'io, no? È un classico dei registi, no? Sì, tra l'altro usando la stessa Super 8 che sto usando adesso, quindi stessa identica, figata. Si chiude un cerchio, sì, perché funziona. Ma questo ancora. È il cortometraggio di quando eri piccolo, si recupera da qualche parte? No? Allora, sta uscendo... Sarà nei contenuti extra di questo. Sta uscendo sia per Darkseid Releasing in America, che poi uscirà per Gordrome prossimamente, una sorta di film corale che si chiama Unburied Tales, cioè racconti
disseppelliti, come cazzo si dice in italiano, racconti dissepolti, come si dice? Non lo so se si dice in italiano disseppellito, vabbè, riesumati, ecco, ok. Riesumati, non sono solo dislessico, sono anche ignorante. Quindi sì, racconti riesumati, perché? Perché ci sono dei... è composto questo film da dei segmenti di film, di racconti, di short films che sono inediti praticamente, fra cui per la prima volta viene mostrato il cortometraggio che fu all'origine di Red Crocodile, del film, che era un cortometraggio di prova girato per testare... Ma l'avevi fatto girare per i festival o solo? No, mai, è la prima volta che viene mostrato, perché era solo un cortometraggio di prova. Tra l'altro lì la tematica era l'alcol, non la droga, poi si è passati alla tematica della droga, però ecco, in questo cortometraggio chi lo vedrà ritroverà tantissime cose che stanno anche in Red Crocodile. E secondo disco, quindi, ci sarà per la prima volta al mondo raccolti tutte le cose che ho fatto, sia le cose mai uscite, sia spezzoni di film che sono iniziati e non sono mai finiti. Anche questo fa un po' parte della chiusura di un cerchio, no? Mettere dentro. Esatto. Questo sembra quasi che stai mettendo via tutti i maglioni. Sai quando metti via i maglioni? Tu li hai messi via anni fa perché sei andato. Sì, ci sono i cortometraggi che ho fatto da piccolo, ci sono appunto anche pezzi di film iniziati e mai terminati, perché le produzioni sono... Ma tu reciti ovviamente in questi cortometraggi? In uno sì. Cioè tu ti vedevi già come un attore comunque? No, io lo facevo solo per necessità. Cioè, okay, io sì, non avendo attori... Mi firmavo con un altro nome, io come regista mi firmavo come Enzo Paris. perché in realtà a me quello che interessava fare erano gli effetti speciali nei film. Sì, l'avevi detto questo. Esatto. Infatti, quindi... tra l'altro sei anche molto, molto bravo. Un giorno mi piacerebbe parlare degli effetti, però... Ma io, per esempio, come effettista ho lavorato per gli ultimi film di Romano Scavolini, ho lavorato, per esempio, per Cristo Zanussi, nel Sole Nero, con Valeria Gulino. Cioè, ho fatto film anche di mainstream come effettista, insomma. È stato il mio lavoro. Ma infatti sono fatti molto, molto, molto bene. E per chiudere un po' la domanda sull'horror, è principalmente perché ti aveva colpito da piccolo, fondamentalmente. Ma sempre affascinato questa... il fantastico, ma sai, fare film a me non mi ha mai attirato, neanche anche a teatro, fare cose classiche, nel senso, a teatro a me interessava fare Kafka, mi interessava portare certe cose di Pirandello, cioè mi affascinava il lato... C'è tanta psicologia in tutto questo anche, il lato surrealista, il lato fantasioso, cioè nel senso, a me andare in scena e fare il dramma o la commedia sono esperienze, l'amore, come dire, l'innamorato, la passione, sono sentimenti che tu vivi giornalmente. Quindi, cioè, a me di andare in scena per ripetere la vita... Invece con gli altri è meglio non provarli, tipo l'omicidio, la morte... No, mi interessa esplorare delle cose che tu puoi essere creativo, no? Cioè, un conto è fare il ragazzo innamorato, un conto è fare il serial killer o la vittima. Cioè, ti mette in ballo una creatività molto differenza, altrettanto fare i film horror, no? Cioè... Al Castaltes che dice: la sua pagina Instagram riferita a te è bellissima perché è piena di aneddoti, a volte malinconici, proprio perché riprende il discorso dei ladri di idee. Ciao Simo, qualche commento su questo? Io non la guardo mai la tua, cioè vedo i post, però nel suo insieme non la guardo la pagina. Com'è? È così... un gran casino, perché sto pensando che andrebbe un po' organizzata, perché ci posto dentro tutto, dalle ricette ai dissing, al mio culo, un sacco di foto del mio culo ci sono. Certo, ovviamente, quelle non possono mancare. Ti faccio un'altra domanda dalla chat, oggi sono scatenati, se vedi che hanno pappato. Il collega regista horror che stimi di più, e perché? Cavolo, qua poi gli metti contro gli altri, però.
No, sto No, scherzando. ma regista nel senso vivente che io conosco o in Ma generale? io direi anche che non c'è più, nel caso no, non ci Cioè, sia più. regista proprio Okay, di... no, Vabbè. no, penso, quando dice collega, penso che forse qualcuno che Ah conosci. no, no, mi era mancata la parola collega. Qualcuno, penso, sì. E, beh, vari, da Alessandro Redaelli in primis, perché mi seguiva quando era minorenne ancora e mi diceva voglio lavorare con te, voglio lavorare con te. Io ho detto purtroppo no, quando sarai maggiorenne ne parliamo. Quando è diventato maggiorenne, a 18 anni, ha montato praticamente Red Crocodile. E, ha montato con me Po 2 e poi abbiamo fatto insieme Shock My Abstraction of Death, che lui aveva poco più di 20 anni. Poi abbiamo fatto il Po 3 e poi lui ha fatto Funeralopolis, adesso un altro sui videogame. Insomma, diciamo ha fatto una bella carriera. E, quindi lui, Paolo Gaudio sicuramente, Andrea Bianchini, oltre che un collega, cioè un amico, Edo Taglialini, anche, ma ce ne sono vari che stimo, con cui sto pure in buoni rapporti, devo dire, Alessandro Giordani, che ha fatto più corti e poi si è sempre legato un po' dall'horror, lui in realtà anche quando faceva le cose horror c'era sempre una tematica dietro molto, molto forte, insomma, e ultimamente sta facendo delle cose su direzioni molto molto più drammatiche, differenti. Però sì, insomma, diciamo che registi ce ne stanno vari che stimo, insomma. Bene, bene, bene. Mi hai detto che volevi parlarci di alcuni film, sono curioso. Alcuni film che secondo me sono in spirito natalizio, Ti immagino. che sono conosciuti da tutti, però fa sempre bene parlarne e riparlarne, ma più che altro per mostrare anche delle belle edizioni, quindi Cos'è questo? Ah, Killer dai, Clown, Killer Killer Clown. Clown from Outer Ma io pensavo mi Space. portassi dei film della Tetro. Ma no, ma vaffanculo No, la Tetro. Chi ma... Beh, vuole no, va sul perché? sito Perché? www.tetrovideo.com. Ma scusa, non hai idea nel catalogo qualche film natalizio estremo? No, estremo no. Abbiamo Satan Claus, Satan Klaus, sì. sì, che è praticamente un recupero rarissimo di un film di Massimiliano Cerchi, anche lui è un regista con cui sono in ottimi rapporti. Italiano, vive all'estero e ha fatto questi filmini indipendenti, è stato uno dei primi indipendenti. Quindi un po' vintage anche come... Sì, beh, Satan Claus è molto vintage, è molto fumettoso, non stiamo parlando di un capolavoro, ovviamente Tra l'altro l'abbiamo mi voglio visto. far bacchettare da Domiziano, ce l'ho Sì, perché me me l'hai l'avete visto? inviato, non l'ho ancora visto ma lo vedrò, Guarda, sono lo quei film recensirò. indipendenti che tu dici, è un C-movie, però dove vedi appunto comunque la differenza fra un amatore e chi fa cinema. Tra Sì, l'altro, ho capito cosa intendi, cioè comunque Massimiliano c'è della... Cerchi, che è partito con questi filmetti, che riconosce anche lui chiaramente che sono filmetti di grande atmosfera, anche trash se vogliamo, ce ne sono vari trashissimi. Il suo ultimo film è distribuito da Lionsgate, e non mi ricordo il titolo, è insomma, su un mostro che assale dei passeggeri su un aereo in volo. L'attore è il coprotagonista di Top Gun, non mi ricordo il nome. Quindi insomma, voglio dire, con il tempo e la passione, alla fine, ecco, anche questi registi che magari hanno fatto cose più discutibili, alla fine emergono sempre. Questa è l'idea. Quindi, ciao Massimo, se ci Sì, vedi. si può partire tranquillamente anche da film rudimentali, Ma sì, questo B-movie. anche per rispondere un po' al tizio che diceva fateli voi film come Serbian Film, amore dammi 2-3 milioni di euro e ti faccio vedere io che ti faccio, io i miei film No, infatti. li faccio con 1.000-2.000 euro, che probabilmente su Serbian Film era il costo della colazione di un giorno per tutta la troupe, datemi gli stessi soldi e magari vediamo poi se posso parlare Anche o gli no. attori iniziano con B-movie, film horror a basso budget, Ma non tanti solo attori iniziano, famosi. ma ci passano anche perché alla Sì. fine, sai, cioè, guarda Nicolas Cage per esempio. Nicolas Cage fa di tutto, dal capolavoro con il registone alla merdina col registino. Fa quello che gli va di fare, che si diverte, perché sì, perché non è che dobbiamo stare sempre a fare i capolavori.
gli autori, certo. O, mi viene la in mente, da Oscar. Visto che ne stiamo parlando, mi pubblicizzo anche un po' la live dopo. Io dopo, oltre ad avere Domiziano, che sono sempre felice di aver qua per la sua conoscenza cinematografica, ho anche... dopo di lui devo trovare anche il tempo di mangiare. Nel frattempo ho Enrico Silvestrin, che ha avuto un piccolo frangente di attore, e lui ha fatto un film un bel po' trash, che è Il Bosco Fuori, che non ho visto. È un film italiano veramente trash, dove lui ha una parte all'inizio, muore subito, spoilero, ed è l'unico che sa recitare tutto, cioè poi il film ha una caduta pesantissima di recitazione, però dico, si fanno ste cose, no? Cioè per... Ma magari gli andava di farlo, si no, divertiva, no, io gli ho parlato, gli piaceva il suo ruolo, gli andava di farlo, l'ha fatto, non... ma ha fatto, allora... anche, ha fatto anche dei film, sai quelle robe italiane, becere, lui stesso lo dice che sono becere... Ma sì, ma perché sembra sempre che uno non sappia quello che sta facendo, come quando a me dicono, ma tu fai film di serie... Ma io ti ripeto, spendo 2.000 euro, 3.000 per fare i miei film, a volte di più, dipende, Nightmare Symphony è costato 8, 10, non mi ricordo, comunque insomma, stiamo parlando sempre, ti possono sembrare tanti 10.000 euro perché ti ci compri una macchina magari, no? Io non ho la macchina, mi ci faccio un film, ognuno si compra quello che vuole. Però sono perfettamente cosciente che un film, Istituto Luce in Italia considera un film a basso costo quello che parte da 500.000 euro, quindi insomma stiamo parlando quindi di basso costo, quindi una poveracciata. Ecco, se per fare un film a basso costo servono 500.000 euro, immaginati farlo con 10.000, che cosa significa? Siamo tutti ben consapevoli di quello che facciamo. Evidentemente, tranne la critica e il pubblico, che non hanno effettivamente ancora la differenza chiara fra un film indipendente e un film con una produzione dietro. Evidentemente. Mi viene in mente un articolo che ho letto, me lo sono salvato perché volevo portare in live questa roba, che diceva i 5 B-movie che devi conoscere, devi vedere, e dentro c'è La Notte dei Morti Viventi. E lì mi è venuto un cortocircuito nel cervello, ho detto, cosa? Cioè, ti dico la mia visione, poi mi dici la tua. Per me un B-movie, inteso, non è un film eccezionale che ha pochi mezzi. Un B-movie è proprio un film con pochi mezzi che fa anche schifo. Sì, ma quello già ti fa capire il tono intellettuale, esatto, di chi ha scritto l'articolo. Insomma, cioè, sono quelli che si mettono lì dietro la scrivania, pitti, perché io guardo solo i film di Gaspar Noè e non sanno che anche Gaspar Noè è indipendente, tra l'altro. Sì, poi bisogna anche sottolineare questa differenza, cioè che non è che siccome è fatto con pochi soldi, cioè i film di Andy Warhol sono dei film concettuali, non è che sono dei B-movie, sono dei film, sono dei film indipendenti fatti nella sua follia, dove ci sono anche cose provocatorie, artistiche, interessanti, non è che sono dei B-movie. B-movie è il film senza un'idea, con pochi soldi, che copia... Ma B-movie, sai, sono quelli di qualità di serie B, cioè non è necessariamente... È la qualità che deve essere di serie B, non i soldi che ci metti, esatto, giusto? Il film di serie Z è non per i soldi che è fatto, perché ci sono film fatti con veramente zero soldi, vedi, se vogliamo allora, anche Blair Witch Project o Paranormal Activity, che poi sono diventati dei blockbuster... Quindi sai, esatto. Quelli tecnicamente sarebbero film di serie Z, eppure Blair Witch Project, per esempio, ha fatto la sua... A me piace molto, tra l'altro, penso che sia stato molto originale. È fatto da Dio, io ti ripeto, tutti quei registini, anche italiani, colleghi miei, che dicono, che cagate, lo so, fa pure io, fallo, ma io dico, ma perché non lo fai? Ma perché continui a fare le tue cagate che regali su YouTube invece di metterti a fare una roba brutta come Blair Witch Project, che ti permetterebbe di andare a vivere a Hollywood in qualche villa con la piscina, ma non lo fai. Siamo sempre lì, no? Certo. Come la tizia su Facebook che dice, ma sei bella quella. Ma se sei più bella tu, vai a sfilare tu per Gucci, che stai a fare a casa? Cioè, siamo sempre lì. Sembra che a sta gente i soldi gli fanno veramente schifo, capito? Sì, sì. Sì. Ma secondo me molte volte c'è anche la paura di provarci veramente. Cioè, ma se vuole... quale paura di provando, va, ma resta a casa a girare il sugo veramente. Comunque c'è Fabio Palmieri che ti dice, ciao Domiziano, totalmente off topic, ti ho perso di vista per mia negligenza, sia chiaro. È una confessione di...
Negli anni so, 90, negli anni 90, qualcosa. Negli anni 90 dice addirittura, ecco come? Perché negli anni 90 ti ha perso di vista, possibile. Fabio Palmieri, quando principalmente facevi il cantautore? Negli anni 90. Quanto spazio occupa la musica forse. Attiva nella tua vita? Dice che facevi il cantautore. Sì. Ok, adesso finisco la lettura. Quanto spazio occupa la musica attiva nella tua vita oggi? Allora, diciamo che la musica ha sempre fatto parte del mio percorso, perché anche nei miei film, io ho film che sono strapremiati per le colonne sonore, per esempio, vedi Dark Waves, che ha vinto oltre 50 festival per la colonna sonora. Ho sempre collaborato con musicisti, la musica è sempre una parte molto molto attiva nei miei film, fino ad arrivare alla collaborazione con Frizzi per Nightmare Symphony, per esempio. E, quindi fa parte di me, è sempre stata una componente importantissima. Ultimamente sono tornato a fare musica dopo una lunga pausa. Ho fatto il cantante nei musical e a teatro fino al 2015, quindi non stiamo parlando di un abisso, insomma, 8 anni fa, no, quanti sono? 8 anni fa, sì. Quindi è stata una pausa non enorme, adesso sto riprendendo a fare anche musica, sì. È uscito da poco un singolo con Giovanna, New York, New York. L'abbiamo fatto, infatti l'abbiamo anche fatto vedere qua. Bene, bene, bene. Ma io quante cose si scoprono? Beh, allora calcola che fai troppe cose. Beh, meglio che fai tante cose, così abbiamo sempre argomenti. Calcola che, per esempio, parlando di questo spirito di cui parlavamo prima, di coinvolgimento, eccetera, io feci una delle prime, se non la prima, antologia di musica indipendente, che era, credo, il 2002, che si chiamava Tutti pazzi per Rettore, dove praticamente tantissimi musicisti della scena indie, raccolti sotto un tema, clonavano e riarrangiavano i brani di Donatella Rettore. E, tra questi artisti c'era Andy dei Blue Vertigo, per esempio, c'era la compianta Carla Boni, vincitrice di Sanremo negli anni 50, cioè c'erano vari personaggi della scena musicale, i Dottor Livingstone, che negli anni 90 erano uno dei gruppi indie più fighi, i Soerba. Quindi insomma fino a, per esempio, al Coro Polifonica di Santa Cecilia, quindi era un album totalmente creativo dove le canzoni di Donatella Rettore erano riarrangiate da questi artisti. Siamo stati distribuiti da Edel, siamo stati al 12° posto della classifica di Sorrisi e Canzoni TV come uno dei dischi più venduti proprio in Italia, e che ti devo dire, cioè era lo stesso spirito con cui poi sono nati film, per esempio, come Poe o Cristofobia, certo. dove artisti underground venivano raccolti. Ecco, quello per esempio era un mio progetto musicale, e c'è sempre stata da parte mia questa idea di coinvolgimento, di unione, di... Io e te la facemmo assieme da Nicola Di Già. Ah, ok, il chitarrista, quindi. Fabio Palmieri. Il chitarrista con le influenze di Robert Fripp, right? Adesso vediamo se risponde. Yes, ha detto sì a lui. Ah, sì, ma... TV Sorrisi, okay. Quanti ricordi? Problem solving è un'arte, se riesci a farlo bene e con pochi soldi è già di per sé un gran merito. Bene, beh sì, sono d'accordo. Allora, io ti volevo dire questo, oggi un pochino più corta, sì. Perché ho messo insieme un sacco di attività e poi devo anche mangiare. Sono in live dalle 9. Tu pensa quanto sono. Wow, matto. Quanto non c'hai un cazzo da fare proprio. In realtà ce l'ho, ma non so perché mi concio la vita in questa maniera. Chiudiamo magari tra un quarto d'ora. Mm-hmm. Sei dei sassolini. No, sassolini. Io voglio che dissiamo la gente. Ma a Natale siamo tutti più buoni, dai. No, non lo so, ma no, perché poi passo quello che deve dissare per forza. Ma se lo merito, a me mi viene quando sento tutte le cose che hai fatto, io ho un'ottima stima per te, perché fai un sacco di cose, poi bene, male, cioè hai fatto un sacco di cose e ci hai sempre messo la faccia. Come diceva qualcuno, ne fa tante, però male. No, una ne pensi, 100 ne fai. Sì, io faccio una sola fatta bene, mi consigliavano.
No, sicuramente avrai dei campi in cui sei più bravo, eccetera, però comunque te ne sbatti, fai tutto quello che cerchi di farlo al meglio. Quando mi Infatti... pagheranno per fare quello che dicono loro, lo farò benissimo. Finché faccio con i soldi miei, faccio il cazzo che Esatto. voglio. Io no, penso che tu ti sei visto in questo ambiente, no? Fare tante cose insieme ad altri, magari indipendenti, così metterci i soldi, la fatica, il tempo. E poi è arrivato un po' questo mondo dei social e la qualunque, io ti provoco, e la qualunque, capito? Chi non ha mai, a parte girare il sugo, non ha mai fatto un cazzo, si sente potente, si sente di poter. Un po' questo ha rovinato un po' il tuo rapporto con quest'arte qua del cinema horror. Ma allora, no, ti devo dire la verità. Allora, quando io dico che l'ambiente mi ha un po' saturato e mi è passata la voglia di fare i film, in realtà non è che dipende, allora, cioè, non dipende né dalle invidie eventuali di alcuni colleghi, né dalle chiacchiere di alcuni siti o presunti critici a cui non sto particolarmente simpatico perché magari non gli ho passato i film gratuitamente come si aspettavano, perché alla fine è sempre questo, cioè finché tu regali i film A sei me sempre sì, a là. me sì. Se, ma sai, Ma io io me li mando sono i. meritati. Guarda, ti posso dire una cosa? Allora, io mando i film, l'ho anche regalati alcuni film a delle persone che mi hanno scritto. C'è un ragazzo turco, per esempio, che non ha chiaramente i soldi né ha l'accesso ai conti bancari per lo streaming, eccetera, che insomma la Turchia sta in una situazione diversa dall'Italia o da altri. Io, cioè, alla fine dei film gliel'ho anche fatti vedere, gli ho passato dei link, perché alla fine, cioè, non è che io devo lucrare sulla singola persona. O dipende anche da Poi come sono uno si tuoi, pone. cioè, se ci fai Sì, dipende quello. anche da uno come si pone, eccetera, eccetera. Quindi non è che sto lì attaccato. Sotto la pandemia, per esempio, io stavo in un gruppo Facebook che si chiamava Celluloid, che esiste ancora, ma che praticamente è spento in qualche modo. Durante la pandemia io sono stato uno dei pochi che ha messo sul gruppo i film in Beh, è una visione cosa bella, sì. perché la gente stava chiusa in casa, i soldi erano pochi. Cioè io Perché non quando mi. angosciarli anche con dei film Esa estremi? esatto, chi li voleva vedere ce l'aveva lì, insomma, quindi non sono mai stato, perché sai, c'è questa diceria che io sono, non do i link, cioè non è che io non do i link, allora innanzitutto io spendo i miei soldi per fare un prodotto e come tale poi lo vendo, questo lo fa anche l'artigiano che fa un vaso, non è che uno fa il vaso e poi te lo regala, lo può fare, però normalmente l'artigiano lo fa perché poi lo mette in vendita e io non faccio molta differenza da un artigiano sotto questo punto di vista. E quando c'è l'arroganza della richiesta, a me automaticamente mi scatta l'arroganza della risposta. Cioè, io Giusto, giusto. non ti devo un cazzo solo perché tu c'hai un sito e pensi di essere seguito Ma e magari pensi che avessero mi. un sito, neanche sono sparso di aprire, Brava. non hanno neanche le capacità di aprirsi un Sì, sito. e pensi che mi vuoi fare pubblicità. Cioè, io ti ripeto, sono d'accordo che la pubblicità sta ovunque, infatti. Come ti posso dire, mi sta bene qualsiasi che se ne parli ovunque, anche sulle pagine Instagram va benissimo, da 20 follower a 2000 a 20.000 va tutto bene, però ti ripeto, se di me hanno parlato determinati siti da Panorama a Repubblica o Bloody Disgusting o Dread Central, che stiamo parlando di, insomma, Non aprite questo blog? non aprite questo blog, sai che tu mi vieni a dire sì, dammi il film che ti faccio pubblicità, ti aiuto a darti visibilità, ma chi ti sincula? Cioè, nel Sì, senso, se la sentono molto, se la sentono sì, molto. mi devi dare visibilità tu, ma guarda che, cioè, tranquillo che se devo arrivare, cioè. Certo, ma io perché faccio questo, no? Come secondo lavoro, ho smesso di, cioè, nel senso, ho smesso all'inizio di vendere la visibilità, cioè io quello che faccio è recensire i film, basta. Ma No, sì, no, ma il resto appunto. sono cioè, perché Ma mi poi a me quello che piace di te è che tu vedi il bene e il male nei film, cioè tu non è che elenchi solo le cose positive, cioè tu elenchi cose positive e negative. E a me sta benissimo, preferisco perché vedo una recensione che è onesta, non né solo capolavoro o solo Che poi merda, onesto cioè. non vuol dire che uno la debba condividere, no? Nel senso che tu Ma potresti dire, infatti. no, su questo non sono d'accordo, però quantomeno vedi un equilibrio tra... sì, cioè, purtroppo sì, ci sono quelli che leccano il culo No, a me palesemente e sai, quelli che distruggono. ricevere tutta Cioè, una valanga di massimo. complimenti nella recensione, in realtà non è che a me fa piacere, perché
Cioè, sono consapevole io dei limiti dei miei film Ma anche perché e poi ti mi rendi sembra conto assurdo che da stai voi leggendo non una si vedano. marchetta alla fine. Dopo un po' dici, vabbè, non sto vedendo una vera recensione, ma Sì, una tutto marchetta. bellissimo, tutto capolavoro. C'è un sito che è considerato il numero uno in Italia, Ma dove scusa, tra l'altro non horror però, perché il sì, sì, numero uno, sì, sì. no, il numero uno è mio, scusa. Non, Purtroppo no, ma è chi l'ha considerato un considerato il altro. numero uno? È considerato un altro, non posso fare nomi perché già abbiamo litigato troppo con queste persone, però e sui loro forum si continua ancora a dissarmi, però Vabbè, ma se sono, scusa, se sono, hanno dei forum, vuol dire che sono il numero uno in Italia del 64, però. L'Italia del 60. No, nel senso che se usano ancora i forum, ah, sì, vuol dire che hanno sono numero uno, però dell'Italia degli anni passati, sì, non diciamo che dell'Italia tutto moderna. No, è tutto un atteggiamento molto vintage il loro, quindi io sono un bersaglio perché mi sono permesso di contrastare le minchiate che diceva il guru principale, Wow. che tra l'altro firma le recensioni ai miei film, ma non le ha scritte lui, e anche perché sono positive. Lui di me parla malissimo, ma in realtà le recensioni che firma mie sono tutte positive perché non le ha scritte lui, quindi pensa che cortocircuito di demenza totale. E queste recensioni, che invece sono scritte da un altro soggetto che praticamente si prendeva i film solo per passarli poi sui gruppi privati, quindi pensa che merda umana. Aspetta un attimo, perché poi me lo perdo. Ma il tributo Sì. alla Ruggero era registrazioni moderne con un pezzo anche degli OTR? No? Registrazioni moderne, però non è il mio progetto. No, Registrazioni infatti l'ha moderne confuso con questo qua. No, no. è Antonella Ruggero, io e Donatella Rettore, il No, nostro. infatti c'è una. È uscito L'ho confuso. quasi sono usciti Nello nello stesso. stesso Ah, ok, perdona, periodo, ti ho sì. interrotto, scusami. No, no, niente. Quindi, insomma, ti volevo dire che anche lì questo faceva solo recensioni di supermarchetta strapositive, ma perché con questa tecnica lui si prendeva sempre i film, no? Tutti gli davano i film e lui poi li spacciava pirata nei gruppi Facebook, quelli chiusi. Ma secondo me, io non so chi ti ha dato questa informazione che è il sito più ritenuto, il sito più importante. Non so chi è che abbia detto questa cazzata, perché il più importante è sicuramente il mio. Vabbè, io ti No, dico se... quello che la gente dice, poi è La gente come. però quella degli anni 50, di quell'Italia lì, non quelli della Sì, gente ma moderna. sai, allora sai che c'è, che ci Sto sono. scherzando, Si non vive di c'è niente. dicerie, quindi il film più estremo del mondo è Sì. Serbian Film, la Certo, cantante più certo. brava italiana è Mina, cioè poi magari ci stanno I ci doppiatori sta. italiani sono i più bravi del mondo. Sì, si ripete un po' tutto il sito, se non stai lì non sei nessuno. Ah, ok. Pensa te. Io voglio essere nessuno, però purtroppo sto anche lì sopra, contro la mia volontà. Ho capito, ho capito. Vabbè, dai, comunque accetterò questa sconfitta. Ma sai, ci sono dei luoghi virtuali che esistono da più tempo, Mi come sa ci che sono però dei. non se li caga nessuno, in termini di pubblicità e cose del genere. Io sicuramente no. Io, per esempio, adesso ho una sponsorizzazione per un film che esce al cinema, un film americano, però loro sono il più importante. Appoggiano molte cose, ma diciamo che sotto il punto di vista cinematografico a volte fanno anche progetti più seri, insomma, però. Bene, bene. Dom, oggi ti lascio prima, però comunque vi invito a seguire. Intanto seguitelo sul suo Instagram perché è un tripudio di emozioni e anche altre cose. C'è erotismo soprattutto, Ma non è dissing. vero, non c'è erotismo. C'è tanto perché io ho chiesto a ChatGPT di farmi una descrizione. Faccio degli elementi, scusa, delle ricerche ogni tanto di prova, perché lo sto testando. Scusami, c'ho un ride. Ciao Vale, Big House, grazie per il ride, ragazzi. Sono con Domiziano Cristoforo. Benvenuti in questa mini maratona. Grazie per il follow Snake. Plissken, tra l'altro, non uno snake qualunque. E ho chiesto chi è Domiziano Cristoforo, però io ho la versione a pagamento, è quella più intelligente. E mi ha detto famoso per. È stato molto bravo perché ha fatto una ricerca. Cinema e horror barra erotico. No, Ci quello è sta, vero, ci dai. sta, ci No, sta. è vero, è vero, lo dico Quindi sempre c'è pure io. tanto erotismo nell'Instagram di Ma Domiziano. non è vero. Ciao, È
che sono erotico io nella vita proprio. Sì, 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 proprio ti esce da tutti i pori. Esatto, sono... magari la prossima volta parliamo delle chat private che mi scrivono su Facebook. Ma questa sarebbe una figata, questa sarebbe una figata. Che può essere interessante. E ti molestano, ti mandano le foto dei cazzi... Ma guarda, no, ma un paio di volte mi è successo, no, un fan particolarmente mi ha mandato foto di dettagli anatomici insieme ai miei film, quindi che non so se è... nella foto c'era il film. Certo. Perché c'è una pratica che va di moda su internet di video, foto di gente che si tocca davanti a delle foto di donne, di... penso anche di uomo. Sì, una roba tipo loro l'hanno fatto però... col film, l'hanno fatto, esatto. Il tuo film è una cosa bellissima. No, ma infatti è stupendo. Io ci farei il poster per l'uscita al cinema. No, ma infatti devo dire, cioè, immaginati già solo il tempo che una persona perde, grande, no? Male. Quando stai lì, diciamo, in certi momenti di concentrazione, solo il tempo che uno perde per andare a prendere il film, fare la foto, inviartela, cioè è un segno di grande... Però non erano macchiati, dai, adesso andiamo sul torbido. chiudiamo con questa chicca. Era la prima, non la fine. No, però, ti dico, ma in realtà ti devo dire, no, ci sono... che le peggio sono le donne, non sono gli uomini, perché tu vai molto anche tra le donne. Moltissimo. C'è stata una stalker che ho dovuto bloccare perché mi ha stalkerato con tipo 8 profili. Poi tra l'altro si chiamavano tutti uguali, cioè io ne bloccavo uno e lei ne faceva un altro idea con lo stesso nome, quindi io ti riblocco. Però succede anche a me comunque, come puoi immaginare. No, questa voleva che io la stuprassi in cucina insieme ad un altro che taggava. Ma non so se si può dire. Non si può dire stupro. Ci dissociamo. Non lo so. Lo voleva lei però, quindi era stupro simulato. Finto, era tutto. Voleva essere stuprata da me in cucina. Poi, mi dissocio in cucina, di nuovo. E insieme ad un altro che era, tra l'altro, è un attore di film indipendenti che io non conosco, però cioè, ho visto i film con questo. Allora, per queste chicche... E lui lo taggava. Cioè, capito? Diceva, io voglio che... Ok, capito. Da te e lui insieme. No, vabbè, terrificante. La vita terrificante di... No, in realtà lui vive bene, tranquillo, col sole, con le chiappe al sole. Poi però, nell'underground della sua vita, ci sono anche questi strani esseri che lo tormentano. Ma sì, ma c'è gente anche che mi ha inviato foto di roba autolesionista, se vogliamo... Oh, basta, chiudiamo! No, allora... perché sai, pensano che tu stai, fai l'horror, sei tatuato, fai l'horror erotico... Quindi ti deve piacere il macabro. Il macabro, sei sessuomo, a me di base non me ne frega un cazzo di niente, questa è la cosa. Cioè, sì, ce l'avevi detto, infatti. È solo uno strumento espressivo... per i film. Sì, o la musica satanica, o il metal. Metal tu sei satanista, ovviamente, no? Sei satanista, giusto? Ma diciamo che la filosofia della scuola di Luciferina non è male come forma di pensiero, non è male, perché se tu pensi che alla fine Lucifero, nella religione cristiana, cattolica, è alla fine una derivazione di Prometeo, cioè il Prometeo che ha rubato il fuoco, quindi la sapienza di dei, è stato condannato, incarcerato negli inferi con questa rapace che gli mangia gli intestini. Alla fine Lucifero fa lo stesso, cioè non ti dona il fuoco, ti dona il frutto della sapienza. E Adamo ed Eva hanno preso la coscienza. Mi ha scoperto che sei satanista, perfetto. La coscienza all'umano l'ha regalata Lucifero, non l'ha regalata Dio, ti ha punito per essere cosciente, è diverso. Quindi questa filosofia di pensiero che hanno i luciferisti non è sbagliata, se vogliamo, non è male. Bene, perché bene. Alla fine... con questa concludiamo la live e vi anticipo che parleremo... siccome Domiziano c'è tutti i giovedì alle 12:30, parleremo delle molestie che subisce nelle chat. Ti ringrazio. Guarda, ti ripeto,
neanche molesti li chiamo, alla fine sono avanzi. Ma sì, esatto, perché tu non fai questo. Non apriamo altri discorsi, perché con te, con molto piacere, però si parla veramente di 3000 cose. Ti ringrazio Dom, mi ha fatto tantissimo piacere averti qua anche oggi, buona continuazione, buone feste con i mostri e alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao caro, grazie.